E il giorno della commemorazione dell'anniversario dell'Unità d'Italia alla fine è giunto. Nella notte echi di festa in quelle che sono state le capitali storiche dell'Italia Unita, Torino, Firenze e poi Roma. Echi di festa in tanti altri angoli dell'Italia, echi di festa anche al sud, dove anime confliggenti si sono confrontate su una visione storica che da un lato è quella ufficiale e che ha visto l'armata garibaldina giungere per liberare il sud, dall'altro è quella non ufficiale e che molti libri di storia, frutto di una storiografia legata al regime, hanno pretermesso, omesso o trascurato, è quella di un sud che ha subito l'invasione garibaldina di Mille e che è stato unito ad un'Italia che forse avrebbe anche voluto vedere unita, ma che probabilmente non immaginava di vedere unita e di vedersi immediatamente colonizzato, trattato esattamente come facevano in quel periodo storico altre potenze europee e mondiali che andavano a colonizzare l'India e altre regioni dell'estremo oriente. I piemontesi non sono stati né teneri né generosi con i meridionali, non sono stati né teneri né generosi con i calabresi. Dobbiamo parlare di questa vicenda. Oggi è il giorno della riflessione e della memoria, non solo quello dell'enfasi e della festa. L'enfasi e la festa si legano e ci legano al tricolore, e questa che vedete alle mie spalle non è un tricolore qualunque, questa è proprio una bandiera di guerra che arriva nelle stesse terre dove oggi in Libia fra Bengasi e Tripoli si combatte. Apparteneva ai militari italiani che furono mandati il secolo scorso durante l'epopea coloniale e la seconda guerra mondiale a difendere quelle terre e a colonizzarle. Agghiarrito questo tricolore in Libia, agghiarrito in Cirenaica, agghiarrito in Etiopia, oggi è qui e lo custodiamo come una gelosa memoria. Ma altrettanto non possiamo dimenticare questo vessillo, questo è l'emblema del Regno delle Due Sicilie, questo è l'emblema della Casa di Borbone e nell'insieme tutto questo quadro di simboli araldici dall'idea di quanti anni di storia, di quante casate sono riunite sotto questa corona che rappresentava da Napoli fino alla Sicilia secoli di storia, il Regno Siciliano. E la stessa Palermo, che fu la capitale del Regno Federiciano, e poi Napoli, e tutto l'insieme del Regno delle Due Sicilie, considerato la terza potenza europea prima dell'Unità d'Italia, e soprattutto un regno evoluto, un regno ricco come reddito pro capite, un regno dove sì c'era un analfabetismo, ma c'era una povertà minore di quella che ci fu dopo l'Unità d'Italia. La povertà che Giovanni Verga sul finire dell'Ottocento descrisse nel suo capolavoro I Malavoglia, sia pur riferita a quella Sicilia, non poteva essere trasferita d'emblée anche alle regioni calabresi. A 30-40 chilometri dalla piana di Gioia Tauro, nel cuore delle serre, sorgeva Mongiana, le ferriere, il polo siderurgico. L'industria della seta era fiorentissima, l'agricoltura pure, la ferrovia fu costruita la prima in Italia dai Borboni. E ci furono altri primati, l'industria siderurgica che si legava ai cantieri navali, alla cantieristica, alle esportazioni dell'olio, del vino e di tanti altri prodotti. Il tesoro del Regno delle Due Sicilie, e questo gli storiografi non l'hanno mai detto, e Garibaldi si è fatto complice di questa operazione, fu trasferito da Mlè nelle casse esauste di Vittorio Emanuele II e di Cavour, ormai sfiancati da decenni di guerre contro il Lombardo-Veneto. Questo è quello che bisogna ricordare oggi, questo è quello che accomuna le popolazioni meridionali. Da un lato il tricolore, che è la nostra bandiera, dall'altro lato
il ricordo di quella che è una storia che non è soltanto legata a Casa d'Avoia, ma prima ancora ci apparteneva. Giustamente in quegli anni si parlavano non dialetti ma lingue, si parlava il fiorentino in tutte le zone comprensibili del Granducato di Toscana, si parlava il napoletano scendendo giù e poi altri idiomi che non potevano essere considerate lingue nel senso compiuto. Ma tant'è, la civiltà è partita dal mare greco, dalla Magna Grecia, si è radicata nel sud e dal sud è salita verso nord. Oggi questa inversione storica deve essere ricompresa e riletta. Questo è l'augurio che noi facciamo a tutti coloro che vogliono guardare la storiografia in maniera seria e attendibile. Rivisitiamo la questione meridionale, rivisitiamo le cause che l'hanno prodotta e i piemontesi, gli eredi di quei soldati sanguinari che scesero dopo l'Unità d'Italia a fucilare contadini inermi spacciati per briganti, a porre taglie sulle teste di coloro i quali erano costretti a darsi alla latitanza e venivano tacciati di brigantaggio, sono pagine che andrebbero rilette, riviste e rivisitate. Anni fa Giorgio Bocca ebbe l'ardire sulle pagine di Repubblica di scrivere un articolo dove ricordava la figura del suo antenato, il capitano Giovanni Re, al soldo dell'esercito piemontese che veniva in Calabria ad ammazzare briganti. Quello fu sangue innocente sparso, sangue di contadini, sangue di braccianti, sangue di gente che viveva in pace e in prosperità in quello che fu il Regno delle Due Sicilie, poi il Regno d'Italia. Ma non fu un Regno d'Italia benevolo verso questa gente e oggi continua la Repubblica Italiana a non essere benevola verso le genti del Sud. Il federalismo che è stato di recente varato porrà tante incognite e tantissime nuove difficoltà. Il settarismo della Lega, che non sta partecipando, teniamolo chiaro, in mente ai festeggiamenti per l'Unità d'Italia, rappresenta un'Italia che non è divisa, che non è unita, è divisa da settarismi nuovi e questo ci preoccupa. Noi nel ricordo del passato e nella fede verso il presente e verso il futuro diciamo benvenga a questo 150° anniversario. Sul mio petto potete vedere un cimelio che c'è stato gentilmente prestato dal collezionista che lo detiene e che rappresenta una coccarda molto ben fatta in metallo stampato dell'Associazione Nazionale Invalidi di Guerra e che fu realizzata per questo editoriale e sono grato a chi ce l'ha fornito. E in questo c'è il sangue e il sacrificio degli italiani che dopo l'Unità d'Italia hanno continuato a lavorare, a combattere, a crescere per creare una realtà nuova, una realtà che oggi dobbiamo difendere e non dobbiamo farla diventare preda di questo ridondante appiattimento pilotato dai media, pilotato dai grandi gruppi di potere, veicolato attraverso la globalizzazione. Dobbiamo difendere la dignità e i primati dell'Italia, impedire che ci sia una neo-barbarizzazione.